responsabile di un conflitto, perché io di questo posso parlare, posso darti ragione di quel conflitto, e in quel conflitto essermi preso delle responsabilità. Se poi ti dici sei un assassino, la chiudiamo lì, che cosa posso dire? No, ma voglio dire, perché quello è il ragionamento che fa, non so come ti chiami. Cioè, io non sto polemizzando più di tanto, sto cercando, anzi ne sono grato, perché mette in evidenza un modo sbagliato di affrontare un problema. Dopodiché quel lato lì c'è, è come se c'è. Chi muore lascia dietro parenti, affetti. Chi muore in un conflitto 10 volte di più, è così, perché deve dar ragione di una cosa che gli è piombata addosso improvvisamente. Lo deve fare anche uno che muore in un incidente stradale. Capisci? È obbligato a farlo, perché è così. Allora, solo se tu riesci a dare senso al conflitto nel quale è inserito, ha senso anche quella morte, e la valorizza. La valorizza, nel senso, la valorizza magari come quello che stava dalla parte giusta. Però è il togliere significato a quel conflitto che rende tutto così povero, meschino. Da una parte ci sono gli assassini, dall'altra ci sono le vittime. Dopodiché non si va più, finisce lì. Allora, quello che probabilmente viene a inquadrare è che non c'era una persona, due persone, 10 persone, c'erano centinaia e centinaia di persone che sono uscite da un percorso di vita sociale normale, sono entrate in clandestinità, hanno ucciso e sono ritornate in questo contesto sociale in cui non uccidono più. Quindi se, come abbiamo detto nell'email, era delirio, era quantomeno delirio collettivo. Quindi noi stiamo cercando di capire i motivi che hanno portato a questo delirio, questo impazzimento, quello che volete, collettivo, che ha portato ad ammazzare persone a sangue freddo, e che questo avveniva. Mario Moretti ci sta inquadrando questo percorso in un contesto di guerra, di scontro, scontro sociale estremo, che solamente gli anni 70, secondo lui, potevano partorire. Quindi in questo senso bisogna inserire. No, io invece voglio proprio insistere su questa cosa, cercare di capire, perché la storia, se la giudichi così, è un disastro, cioè nel senso che ci sono i buoni e i cattivi, e questo si rende un cattivo, no, ma è così. I partigiani sono stati i partigiani in Italia, la resistenza che celebriamo, che sono il cardine dello stato sociale che viviamo oggi, hanno fondato la democrazia. Cosa credi che facessero? Cioè, voglio dire, cosa credi? Mettevano delle bombe, facevano saltare per aria l'ira di Dio, si diceva. Questo è quello che accelererà la fine della guerra. Cioè, era in quel conflitto che quella roba aveva un senso. Però per lei guerra quella bombe. Un secondo. No, voglio dire, io cerco di capire in questo momento, non giustificarlo, cioè perché avere un senso la guerriglia dei partigiani del 1945. E secondo me è necessario mettere la città anche sulla cosa. Giusi, come me, viene da un ambiente che è l'ambiente dell'arma, il padre è un carabiniere. Sì, noi ci siamo conosciuti che era del civile, non lo conosco. Ci siamo conosciuti. Ma non ha importanza, perché rifletto un sentire comune, anche molto propagandato, ma che estende. Estende anche per chi, come se sia un'elaborazione del tutto. C'è anche questo, cioè è necessario farlo. Ora, se i parenti delle vittime sono misconosciute dallo Stato, questo è un problema dello Stato, non è un problema dei diritti. Scusi, ma se ci fossero le condizioni che c'erano un tempo, allora, suo figlio, vediamo che suo figlio si trovi in una condizione come era quella dei suoi tempi, lei giustificherebbe la violenza o comunque la clandestinità o comunque la morte? Ah, io giustificherei, l'hanno fatto migliaia, ti posso solo dire questo. Qui se non si fanno, cosa fa mio figlio oggi, cosa farebbe? Oggi qui non ha senso. Cosa farebbe se vivesse in Iraq o in Palestina o in Thailandia? Cioè voglio dire, non lo so, io non do consigli, non sono in grado di farlo, non sono mica uno che ha qualcosa da insegnare a qualcun altro, cioè, sia molto chiaro, questo non ho mai avuto questo atteggiamento, perché meno adesso. Sono uno detto molta modestia, molta attenzione, guarda quel che succede. E siccome devo dare conto di 10 anni di storia di questo paese, del quale sono corresponsabile per una parte precisa, devo dare conto di questo. Cosa penso di quello che ho ucciso? Ma io non ho mai detto di quello che ho ucciso. E cosa dico?
l'abbiamo fatto, ma perché? Perché non l'ho mai fatto sparare. Io sono d'accordo con te che non giustifica mai niente queste cose. Ma neanche il rapimento senza morte giustifica, la violenza non è giustificata. Qualsiasi scontro sociale. Attenzione, attenzione, perché è un terreno scivoloso il tuo, perché se la violenza non è mai giustificata, quello dello Stato ci fa. Cioè, qua, c'è una caserma, c'è la regione Pastrengo, è piena di carabinieri armati che lo fanno per non fare violenza. C'è lo Stato che ha una sua violenza, che è riconosciuta, però queste opzioni puramente ideologiche contro la violenza sono un po' pericolose, nel senso che da una parte sono un po' sospette, perché si accetta solo la violenza, quella istituzionale, quella che impone le cose, non quella che in qualche modo, in certe circostanze storiche, invece si oppone all'istituzione. Ma come è servita la violenza delle brigate rosse? Questo te l'ho appena spiegato. Cioè che, mi risponde, sì, ma è servita la violenza? Detta così, è servita la violenza delle brigate rosse. Non lo so, non so risponderti, perché... perché le conclusioni di un periodo storico sono sempre molto controverse. Dove siamo oggi? Dovrei risponderti spiegando molto a che punto siamo oggi. A che punto siamo oggi la società italiana? A me non mi sembra una società particolarmente felice, particolarmente auspicabile. Non mi sembra. Cioè, voglio dire, è una società piena di contraddizioni, piena di problemi, piena di tristezza, di angoscia, di infelicità. E allora, quando tu dici servita la violenza delle Brigate Rosse, cosa vuol dire? È servito che cosa? C'era un conflitto che puntava da una parte, questo conflitto per quel che riguarda le Brigate Rosse si è esaurito. Punto. E oggi ci troviamo un punto della storia molto diverso da allora. E per cui uno può pensare anche in maniera diversa dalla strada, dalla parte dei carabinieri, sono anche in tanti. Cioè io non sto dalla parte dei carabinieri di Nasseria, io sto con i palestinesi. Sto, è un modo di pensare, te lo dico francamente, io non faccio niente, non farò nulla, però io sto con i palestinesi, è un modo di pensare, non sto con i carabinieri. No, ma voglio dire, non lo dico perché, cioè io la penso così, noi facciamo parte di truppe che occupano un paese, per esempio, io su questo ho delle idee molto chiare, cosa bisogna fare? Non lo so, non consiglio niente a nessuno quando dici oggi da che parte, cioè cosa pensi della violenza. Devo pensare a queste condizioni mutate. Ma i palestinesi sono violenti. Com'è? Sono violentissimi. Cioè resiste. Ma intendo dire, capisci? Che se tu chiedi a me un'opzione di non violenza, mi chiedi un qualcosa che ha a che fare col delirio. Cioè io dico che sono un non violento, dopodiché hai finito di discutere. Io prendo atto che vivo in una società violenta, che ci sono dei conflitti armati un po' dappertutto. Che si chiama, ci sono delle guerre di invasione, c'è una società estremamente complicata. Parlare di violenza delle Brigate Rosse è veramente fuorviante rispetto alle problematiche che puoi affrontare. Ma riguardo proprio il conflitto tra Israele e palestinesi, all'epoca delle Brigate Rosse, anche se voi avete sempre sostenuto che non ci fossero legami internazionali, era una questione per voi particolarmente sentita come tipo di lotta? Certamente, l'abbiamo appoggiato in tutti i modi possibili a suo tempo. No, perché in tante interviste vedevo che voi cercavate sempre di parlare delle Brigate Rosse come un fenomeno peculiarmente. Era un fenomeno totalmente italiano che portava la costruzione qui. Non abbiamo mai pensato né di importare, qui non c'era nessun né legame, di esportare. Ma legame no, rapporti sì, ho conosciuto alcuni dirigenti della resistenza palestinese, perché, ma non personalmente, perché l'organizzazione ha deciso questo. In termini operativi? No, non c'è mai stato, cioè abbiamo sempre pensato che semmai una rivoluzione avesse un suo fondamento, ce l'ha nel paese in cui sei, per le forze e con le condizioni sociali che lì semmai ce l'avesse. Se poi non ce l'ha, non ce l'ha. Collegandomi questo alla domanda di Stefano, c'era un'affinità per esempio con movimenti come il Fronte Popolare di Giorgio Apache? Affinità? No, non no, affinità proprio. C'era aveva una matrice tendenzialmente comunista per il Fronte di Giorgio Apache, per PNP. Sì. Situazione estremamente, penso anche la situazione dello Stato di Israele. Io non voglio semplificare, non, semmai una critica a monte di tutta questa cosa che io faccio, che non è umano, è proprio politico, è l'estrema semplificazione che rappresentavano le Brigate Rosse rispetto alla complessità della società. Della società e dei conflitti che sono in corso. La risposta che noi davamo era una semplificazione mostruosa.
Questo ha portato a molte morti, si rende conto, per molte morti, non fatte dall'altro, morti da tutte le parti. Morti da tutte le parti, io posso rispondere del Brigate Rosso, che ho sempre fatto con dolore, cercando di limitare questo al mio. Potrei dimostrarti un decine e decine e decine di episodi. Questo non significa che poi non ci stavamo, l'abbiamo fatto. Proprio al minimo. Al minimo l'ho fatto sempre vivendo questa contraddizione personalmente. Che credo che tutti i combattenti veri lo facciano, poi ci sono i paranoici, ci sono gli schizofrenici, ci sono quelli che provano piacere a torturare la gente nelle prigioni. Però i combattenti veri questa contraddizione la vivono. Che hanno un destino collettivo, poi però devono uccidere loro. L'uccisione di un uomo è sempre una perdita enorme, immensa, perché un uomo, soprattutto quando è un simbolo, e tu lo colpisci come un simbolo, lì ha un significato politico grande, però come uomo lo scavalca infinitamente, è molto più complesso del simbolo che rappresenta. E questa semplificazione tu la operi tu, soggettivamente, dopodiché ti porti dentro le ferite, se ce le hai, ti porti dentro le ferite, sono le contraddizioni in cui vivono gli uomini. Io la vivo così, con i sensi di colpa, no, i sensi di colpa no. Ma perché sono sempre qui con la mia faccia, cioè per centinaia di volte mi hanno sparato addosso, sono per pura fortuna che sono vivo, non sono mai nascosto. Personalmente lo dico in quella roba lì, perché tu devi anche pensare che erano questi brigatisti che fanno l'agguato, organizzano, cioè, ma in uno stato armatissimo, capisci? Cioè, non in una situazione in cui tutti. Lo Stato che ha centinaia di migliaia di carabinieri, di poliziotti, di servizi di finanza, vi è una società di forte militarizzazione, voglio dire, quel piccolo nucleo di guerriglia lì ha trovato la strada, tu puoi dire vile, era questa la cosa che forse ancora oggi un po' spaventa, ha trovato la strada per colpire e vincere, questo può ancora spaventare, ha trovato la strada che è quella forma di organizzazione di clandestini, eccetera, io questo ancora spaventa. Chi detiene un potere, ma perché lo fa è il modo per cui una piccolissima forza che cade in continuazione, o perché gli sparo, perché lo arrestano, perché è infinitamente più debole dello Stato. Comunque io questo non rivendico nulla di questo, però ti dico ogni volta che abbiamo fatto delle azioni armate in cui ci sono stati dei morti, non è mai stato gratuito, non è mai stato, come dire, al sicuro, siamo stati in un conflitto. Faccio un esempio sempre Moro, perché il caso dei casi, c'erano 5 uomini armati lì, 5 poliziotti, tu punti disattenti, eccetera, perché devi ammazzarli? È un giudizio morale che dai, è anche umano, e io posso anche concordare. Vedi sul piano pratico, se sbagli muoiono tutti i tuoi, se sbagli, tu fai la lotta armata, combatti, ma se sbagli muoiono tutti i tuoi, questo succede, e infatti per puro caso qualcuno non è stato ucciso, perché uno degli agenti della scorta è uscito con la pistola in mano. Cioè, voglio dire, quel tipo di guerra non lascia spazio senza colpa. Lascia a chi ha un'umanità e chi non ha mai perso il senso delle cose che faceva, il senso vero della tragedia che stai vivendo. La guerra è questa. Tu puoi ritenerla giusta, ecco, noi la ritenevamo giusta. Però la guerra è questa schifezza, in cui la gente muore, c'è il sangue, c'è la gente che soffre, c'è un disastro. La guerra poi, le guerre guerre, quelle fatte con i B-52, quelle sono una cosa che io non sopporto più, non sopporto più veramente. Tu dici, pensi alle vittime, ci ho pensato tanto prima, ci ho pensato durante, ci penserò anche dopo. Perché devo fare i conti sempre, ma non con un senso vago di colpa, di rimorso, ma di come io come uomo attraverso quest'epoca, da che parte sto, per esempio, questo è importante. Com'è la tua giornata? Com'è la mia giornata? Oggi? In generale. In generale, io esco alle 7 dal carcere, e accompagno la mia bambina a scuola, c'ha 8 anni, fa la seconda elementare. È la fine del mondo, ovviamente. Come si chiama? Caterina. Poi vado a lavorare, e ho tutto ciò è prestabilito da
norme di comportamento, ovviamente, perché sono un detenuto che insieme in libertà, in cui quello che fa è sempre consentito da un'autorità, un'autorità giudiziaria, e controllata da un'autorità di polizia. Quindi sono un detenuto che ha dei margini di libertà per cui fa delle cose. La scuola può andare a lavorare, sono un informatico, lavoro in una cooperativa sociale che si occupa del reinserimento di persone svantaggiate. Fanno tutti un po' questo quelli che, ma non tanto per comunire con un grande spirito umanitario, perché nella loro corde, insomma, che stare dalla parte degli sfigati, per intenderci. No, ma è così, e poi uno può dire se è stato in modo sbagliato, però io, i miei, quelli della mia parte, te l'ho detto, noi abbiamo sbagliato tutto, ma siamo sempre stati dalla parte giusta. Io di questo ne sono assolutamente certo. Non siamo mai stati dalla parte sbagliata. Dalla parte sbagliata dei potenti, dei prevaricatori, siamo sempre stati dalla parte degli sfruttati, di quelli che avevano qualcosa da rivendicare rispetto a questa società. Quindi faccio quello, mi occupo di informatica, di sistemi informatici per diverse cooperative che si occupano di questi problemi, tutto qua. La semilibertà da 7 anni, però da che esco dal carcere dal 93, la prima volta uscito dal 93 con un gran casino, perché eccetera. Prima ha detto perché carcere, come... Ah sì, lei sa che tutte le sere vado a dormire, dove vai? Sa che va, perché poi a casa mia si parla normalmente delle discussioni che avete sentito fare qui casa con quelle persone che io frequento, che poi sono le... questa cosa è straordinaria, io non lo so, è la cosa che forse mi ha più sorpreso dell'uscire dal carcere. Quanto poco agisca nell'immaginario concreto, nella vita delle persone, quello che è l'immaginario collettivo televisivo. Agisce, sì, però io sono il papà di Caterina, cioè le mamme mi affidano i loro bambini, siccome ho degli orari che mi consentono di farlo, vado a prenderla poi alle 4:30, ma da questo da quando andavano all'asilo nido, sono la delega per prendere i bambini di altre mamme, che sono solo come mamme, nient'altro che mamme, e cioè non hanno nessuna affinità politica con... però sono quella roba lì, e quindi poi, voglio dire, la mia umanità è quella, io sono quella. Sono quel brigatista lì e sono il papà di Caterina. Cioè questa scissione non c'è mai stata. Se ci fosse stata sarei molto preoccupato. Quindi come vivi con tua figlia? Vivo quello come sto parlando con voi. Come uno che torna tutte le sere in carcere perché ha deciso di fare così. Qualcuno deve dire, ma sono moralista, io non, perché paga il suo debito? No, io non voglio pagare il mio debito, io do conto della mia storia e della storia collettiva, che è un'altra cosa. Cioè do conto a me, pago di me, pago per me, parlo per me, per quello che è stato, e qualche volta presento il conto anche a qualcun altro. Lei ha deposto la sua vita politica sempre alla vita privata, sì, diciamo, certo. Com'era un tempo, sì. Il concetto del credito. La curiosità che sorge è vedere un uomo così duro che può anche ammazzare nella sua vita privata, no? Se è in grado di innamorarsi, di piangere quando succede qualcosa. Sì, ma non lo faccio in pubblico. Cioè quello che si chiede, cioè questa perversione. Ma pensare e vedere il lato interiore, no? Cosa posso dirti? Ti posso raccontare appunto la mia vita così, è stata così sempre. Cioè, per esempio, è vero che io non ho avuto la mia vita personale, sono durante gli anni della clandestinità, ma i famosi covi non esistono. Quando si è scoperto un covo, non capivo nemmeno quello che era. Il covo è un'espressione giornalistica che funziona in sede di propaganda. Cioè io ho abitato qui a Milano, a casa. E vedeva anche la sua famiglia quando lei. Non potevo farlo perché aveva addosso la Digos. Cioè il mio bambino è stato pedinato dagli agenti della sicurezza, non so bene chi. Che da quando aveva 2 anni fino a che io sono stato arrestato, cioè per 10 anni. Quindi lei per 10 anni non ha mai visto sua famiglia? No, mai. Sì. Né io, né tra tutti gli altri che avevano loro figli. Neanche per telefono? No. No, cioè, voglio dire, quella scelta implicava questo tipo di cesura personale rispetto alla tua vita precedente.
Perché cioè, dici, io mi metto nella condizione della clandestinità non perché scappo, perché io potevo non scappare quando sono fatto questa scelta, tanti non erano ricercati, ma perché sono nella condizione di muovermi, di organizzarmi per colpire. Questo c'ha ragione lei. C'ha ragione lei, cioè quella era la forma, l'organizzazione clandestina è la forma attraverso cui si vince. Piaccia o no è così. Io dico che piace pochissimo, ed è un piacere pochissimo. È così. A tal punto che persino chi è scollegato da tutto può fare un attentato, lo può fare bene e può uccidere qualcuno, avere un significato. Gli è rimasto solo quello. Questa è la tragedia vera della diocesi delle nuove Brigate Rosse. Che non c'è più niente a cui rispondere, nulla. Vabbè. Però quando dici tu cosa hai fatto? Cioè, io vivevo a casa di una maestra con suo marito che era al suo tempo, faceva, lavorava ai mercati generali e aveva al suo tempo, pensate che coincidenza, si chiamava Valentina, una bambina che aveva 10 anni. Dove viveva lei? Viveva in un appartamento a San Siro, sempre a Milano. Viveva a San Siro, sì. Perché non poteva che essere così. Cioè se noi non avessimo avuto l'appoggio di un sacco di gente non potevamo vivere. Cioè non potevamo stare da nessuna parte. Ma lei poteva uscire di casa? Cioè, certo. Certo. Avevo un'identità falsa, ma con la mia faccia, così come ero così. Vabbè, questo però è un discorso di pratica, io non voglio fare lezioni di guerrigli urbani, cioè che... che è un casino. Cioè, voglio dire che l'umanità dei brigatisti, tutti quelli che ho conosciuto, non ha niente a che fare con quel tipo umano che uno può immaginare. Cosa vuol dire questo? Cioè è della gente sostanzialmente normale che ha fatto una scelta di carattere esistenziale a seguito di una scelta politica estremamente dura, ma che è riuscita a conservare un'umanità estremamente contraddittoria, estremamente contraddittoria, estremamente contraddittoria. Io sono riuscito a parlare di nuovo dopo 10 anni, neanche con i compagni. Capisci, voglio dire, io sono in grado di spiegarti tutto di quell'operazione politica, però il mio rapporto con Moro sono cazzi miei, capisci, sono problemi, perché è un problema, perché la vita è fatta così, se tu se passi attraverso, poi te ne fai una ragione, però sono ferite, sono cicatrici, sono parte della tua vita, quella è la mia vita, cosa posso fare? Ciò che non farò mai è piagnucolare in pubblico o di far finta di pentirmi di fronte ai parenti delle vittime. È ipocrita quella faccia lì. Mi fida di chi sblatera la colpa, perché te lo dice uno che l'ha fatto, è falso. È falso sempre. Sempre. Sempre falso, ma succede. Chi la pensa così non va in televisione a farlo. Chi non è falso, conosco i compagni falsi. Poi spendono la loro vita in un'altra maniera, cioè noi avevamo molti compagni di università cattolica, perché la realtà italiana noi riflettavamo anche socialmente, avevamo compagni che venivano da matrice cattolica, soprattutto di Milano, e che non hanno mai smesso di essere in fondo, cioè i loro riferimenti, e che quindi alcuni, per esempio, credo questa cosa, alcuni in azioni di combattimento non volevano andare. Non avrebbe, cioè, sarebbe stato un travo troppo forte. E voi accettavate questa scelta? Certamente. Però non c'è, cioè, no, lui condivideva tutto, bisogna dire. Cioè, poteva fare tutto, compreso i mezzi, qualsiasi cosa. Ma non vedrai mai che accettavate. Non vedrai mai sentirsi. E lui ha un altro senso di fare. Sono sconosciuti. Intendo dire che il pentimento vero, quel pentimento lì, è un'altra cosa, la esibizione della sconfitta, perché c'è questo, c'è la perfezione di stare lì. Se io vado in televisione, faccio il mio ministero, dico le mie cose, qualcuno se ne avvantaggia, non certamente per i politici, ma i politici, chi mostra un trofeo, non so come dire, il trofeo dello sconfitto, no? È un classico. Il politico ha conosciuto Patrizio Pece, che fa, sì. Cosa ne pensa di personaggi di genere?
è uno che ha visto un momento di sconfitta. Guarda, che tipi di persone sono pochissime. Un disastro, un disastro totale. Quello di Prima Linea, no? No, non ha cominciato con Prima Linea qui. Veniva la lotta continua di San Benedetto di Torino. Come io sono partigiana, sono male, che fai? Senta, una curiosità, le chiediamo un servizio su Casimirri, no? Adesso Casimirri, perché lei ha già espresso un parere su quelli che sono andati a vivere poi, ma lui pare che sono prima. Avrebbe perso se si poteva andare quando si era un atto volontario di venire di Vietta Rossa, non era una no, ma assolutamente, ti assicuro che nell'ultimo tempo, dopo l'azione nuova, dopo il periodo successivo, è stato particolarmente violento, lì veramente ci siamo sparati addosso, fino in fondo. E io rivendico una sola cosa di quel periodo, di, come Brigate Rosse e anche personalmente, di aver impedito in tutti i modi che si perdesse una deriva che era nelle cose, di farle stare. Mettere a lungo una casella è infinitamente più facile che colpire, rapire un magistrato. Ci avete pensato mai? No. Se qualcuno lo sollecitava, però sanno scelto una lotta politica violentissima all'interno, oltre legge. Noi non facciamo il terrorismo. Eravate dei dirigenti, l'avevamo prima detto. Ma sai, la situazione delle carceri è drammatica, ci sono stati anni nel circuito delle carceri speciali, non c'erano niente. Cioè voglio dire, il conflitto che lo prevedevo io non sono mai diventato, ma era un incubo quello che era cittadinato, per chi ci sta. Voglio dire, forme anche di molto differenziate, va bene, non era tutto uguale dappertutto, era però una linea, il governo Spadolino fu da questo punto di vista facevate ai sindacalisti di sinistra e non beh anche loro sono stati rossa, però voglio dire è fu riconosciuto come uno Guido Rossa il secondo beh sono stati Massimo, fatti Massimo D'Antona dalle nuove BR però ai tempi sì vostri, però voglio dire lo dico, ma l'ho sempre detto, sempre rivendicato, fu un errore politico di sopravvalutazione anche un anno uno tanto dire noi abbiamo quel conflitto ha fatto molti morti, molti, per le forze dell'ordine, di destra, di destra, però il PC cioè non abbiamo mai. Ci fu un periodo in cui questo conflitto, questo dopo, ha assunto forme particolarmente.
via Francia, a Genova, è un episodio che tu puoi collocarlo come ti pare. Io sto da una parte, tu stai dall'altra, no? No, ti puoi mettere la parte che vuoi. Io dico, io sono da una parte, stavo da una parte qua. Via Francia, i carabinieri hanno fucilato 5 compagni, potevano evitarlo. La Chiesa l'ha fatto perché doveva dare un esempio. Potevano evitarlo, ciascuno del suo tempo. Potevano evitarlo, potevano evitare quella base, c'erano 5 compagni dentro, guarda caso, erano 2 operai fino, licenziati dalla Fiat, uno era un portuale e uno era il segretario. Pensa un po' che grande complotto c'è dentro il Brigate Rosso. Quelli erano anche i miei amici fratelli, tu dici, stai dalla parte sbagliata, tu dici, però cosa pensi umanamente? Ed erano, io voglio dire, capisco quello, il valore di quella morte, sono dentro quel conflitto, se no non capisco cosa devo dire. Cosa faccio? Cosa dire? Erano 5 elementi, uno da Torino. No, era uno che dentro quella complessità di problematiche, la Fiat che licenziava, l'occupazione della fabbrica, ha pensato che questa è una condizione di grande precarietà. La condizione per dare un senso diverso alla propria vita e anche a quelle lotte, forse fare la lotta armata, contrastare e si trova in parte una parte di Brigate Rosse pensando di questa cosa. Pensare di dover fare la lotta armata. Io di questo posso discutere, posso mettere in discussione questo. E questo faccio. Poi niente. Volevo porre una domanda. C'è stata molta polemica riguardo il regime carcerario speciale 41 bis. Allora, si chiamava l'articolo 90, articolo 90, che era analogo, adesso il nostro è più perfezionato. Quando si parla di proletari, prigionieri, rivoluzionari, ok, questo è un discorso, ma lei, qual è il suo punto di vista? Allora, attualmente se il regime carcerario 41 bis, ci sono molti capi di Cosa Nostra, della Sacra Colonia della Camorra, gente che addirittura ha fatto stragi, gente che ha la loro motivazione di vita è sempre stata la sopraffazione e l'avidità di potere. Cioè, in questo caso. Io che c'entro con questa gente qua. Prego? Io che c'entro con questa gente qua. No, mi frainteso. Che tra l'altro conosco completamente. Un periodo che c'entriamo insieme. Mi ha frainteso. Cioè, lei giustifica nel caso di questi eventi, che sono ben altra cosa rispetto a brigatista rivoluzionario. Cioè, lei giustificherebbe una risposta dura proprio a livello di senso di giustizia nei confronti delle vittime, proprio della malavita, dei macellai di Via Meglio, di Capaci? Lei giustifica la violenza della Stato in questo caso? Non cioè, a me non chiede, non lo so. Ascolta, perché tu chiedi a me? Cioè, c'è una cosa che qui faccio fatica a spiegare. In quegli anni, che è questa domanda che tu mi chiedi la rifletti, la rievo, io non ragiono con questo. Io dico, questa società si modificherà sostanzialmente, risolverà i propri problemi, le proprie contraddizioni sociali, si riuscirà a costruire una nuova cultura, una nuova umanità, una nuova solidarietà. Questo è dentro la possibilità di una ripresa di movimenti, di grandi movimenti. Però il mondo perfetto non ci sarà mai, se non ci sarà mai. Io guardo le forze vive di questa società, io non mi identifico mai con lo Stato, lo Stato si difenderà. Lo faccio, cioè perché devo dare però un giudizio su 41 bis? Diversamente da 41 bis, d'accordo? No, io dico, nei confronti dei grandi malavitosi, dei macellai, io lo giustifico e come? Sì, nei confronti. Lo fa lo Stato, non ha bisogno del mio appoggio. No, detto, poi, io cioè lo Stato è lo Stato, rappresenta in qualche modo tutti. No, cioè in qualche modo bisogna riconoscere. Io ci riconosco sempre meno, non solo per occupare tutto quello Stato e un'idea diversa di democrazia. Questo quelle anni in punto, persino quelle anni in punto. Ma anche perché mi identificare con lo Stato? Io mi identifico con l'interesse della gente, con l'interesse umano. Che cosa c'ha da spartire la stragrande maggioranza della gente con la bella in carica? Oggi il senso comune ci dice che non andiamo con la bella. E quindi bisogna trovare un modo per non farlo. Non mi posso identificare con lo Stato, con le forze politiche. Io non lo faccio. Se qualcuno lo faccia, voglio dire, posso anche discutere, però io non mi identifico, guardo alla società, il problema di questa società da questa ottica che è leggermente diversa, sono migliaia di persone che lo fanno. Questo non c'entra niente con il mio fatto di armata, però io
guardare una società complicata come la nostra, i conflitti che ci sono. Io non credo che lo Stato ci sia. Non ci credo. Parlavo della lotta alla mafia. La mafia è andata via, è sparita, non c'è più. Caselli, che è il massimo artefice, dice la mafia, oggi lo diceva Prodomo Sua, che oggi il procuratore è il massimo esponente del gruppo antimafia da 20 anni, quando i risultati in Sicilia, dice oggi la mafia è più forte di 10 anni fa. Detta da lui, chiaro che lo dice Prodomo Sua perché gli serve per fare non so perché, però prendila la lettera. Allora mi dici che la strategia la lotta alla mafia, lo Stato, cioè, risolve questa contraddizione tipica della società italiana, la diseguaglianza fra nord e sud, condizioni di miseria al sud, eccetera. No, non è così. Il 41 bis ha risolto il problema della mafia. È lo Stato che lo fa, lo faccia. Però se io penso al problema della mafia, non posso pensare in termini di repressione, l'aumento delle forze dell'ordine. Cioè, non possiamo pensare tutti così. Vivremo progressivamente in una società fatta di uno che è il carabiniere dell'altro. Non è così che funziona. Però nelle grandi rivoluzioni Mao Zedong, quando era arrivato al potere, ai trafficanti d'opio sparava in testa, per dire, cioè, o Stalin cioè, i delinquenti, la storia è passata da massacro all'altro, in realtà la storia del Novecento è la storia di un massacro dell'altro, stiamo parlando delle guerre, delle macellerie, quelle delle macellerie della prima e della seconda guerra mondiale. Il secolo del Novecento è stato un secolo di guerra macellari. Comunità molto diversa dalla prima, ma cioè, sono state 20 milioni di morti, cioè 40 milioni di morti in Europa nel 45, 40 milioni, cioè oggi sono cifre, sono nomi di cose, cioè che quando ce ne abbiamo tre ci spaventiamo, cioè che sia così, altri non è, però adesso voglio dire, non ci abbiamo più di tanto, su questioni che riguardano tutti. Io dico che il mio punto di vista sulle questioni sociali non ha bisogno con una forza, ma come quello di un soggetto debole che sta dalla parte dei deboli e di una società che ha bisogno di costruire momenti collettivi nella quale si riconosce. Non possiamo riconoscerci sempre soltanto come forza. Lo Stato non è l'unica entità possibile di unificazione di questo paese. Quindi chi costruisce i momenti di aggregazione in cui conta, cerca di contare. Il proprio interesse, la propria umanità, il proprio contrasto con le politiche che spesso sono le politiche sbagliate, sono il futuro di questa società. È un modo di vedere le cose. In questo io ho un'opportunità assoluta da 20 anni, da quando avevo 20 anni e quando adesso ho 50 anni. Vediamo un po' l'altro su Mano. Quali sono le brigatisti, qual era il più amico del gruppo? Io avevo un mio fratello, ve lo dico così, quindi mi fermo. Per uno di quelli che è morto lì, si chiamava Riccardo Lugo. Semplicemente era un ragazzo di Riccardo Lugo. Dura. A chi lo comunico questo? A chi gliene frega? A nessuno. Come non gliene frega a nessuno, veramente, a Carabinieri, se no quello che l'hanno conosciuto. Capisci? Il resto è speculazione politica. Lo fanno giocare davanti alla telecamera, lo fanno giocare per rivendicare qualcosa. Per davvero, che gliene frega qualcosa di morto per cambiare, saranno ci sono, saranno i suoi amici, i suoi parenti, i suoi figli. E devono convivere con questa gente. È sempre così, c'è sempre. No, però rispetto alla forza, allora, quindi, ideale. No, sono tanti amici, sono tanti amici adesso che sono con lei. Si è avvicinato a Ritiene attraverso Curcio. Chi? Il suo interlocutore principale è stato Curcio, che l'ha portato un pochino. Curcio era un dirigente del direttore, si è parlato nel 94, è stato arrestato, poi è saltato in carcere per la tutela di suo partito di quel gruppo, nel 97, è stato arrestato da noi. Nel 76 è stato liberato, è stato arrestato nuovamente. Poi ha finito di scontare la pena interamente per 2 anni, facendo bene, sì. Ma c'è il suo rapporto con lo Stato? Ma come lui? Tutti che si fa il rapporto con tutti, che se ne scudi uno o due che li usa, con gli altri centinaia, sono buoni di uno come tanti.
che si è trovato in un crocicchio della storia, perché la storia è anche un po' brutale, ragazzi, cioè si fa beffe, come dire, dei personaggi, delle cose, cioè uno si trova, fa le sue scelte e poi usa chi passa, è così, credetemi. Cioè, voglio dire, i brigatisti non sono né migliori né peggiori di tanta gente che non conoscete. Qualche cosa li contraddistingue sicuramente, cioè di aver avuto una grande forza di coerenza, di fare quello che molti o tantissimi dicevano. Questa è una cosa che li distingue, no? Non sono né più intelligenti, né più stupidi, né più feroci, né più intelligenti, né... qualcuno ce n'è molto intelligente, qualcuno coglione c'è pure lì, ma perché sono tutti così? I militanti, e sono decine, più o meno famosi, cioè Pastore Gallinari, Barbara Bazzarani, sono tutti i miei amici, ci sentiamo ogni tanto, ma come si sentono persone che oggi fanno tutt'altro, e quella, la nostra vita è stata questa, e siamo ancora prigionieri, se la nostra vita è così, siamo tutti ultra cinquantenni ormai. Si deve ancora compagni. Sì, certamente, perché no? Anche se questa parola... No, io non la uso ancora molto, pochissimo. No, perché faccio molta fatica. Cioè, se io penso a quelle persone lì, me li ricordo 20 anni fa, perché questa sì che è stata un po' una cesura. Ci sono 24 anni di prigionia dietro, in cui il mondo è girato e tu sei lì, dentro una cella. Per cui il tempo in qualche modo si ferma. Poi se, come dire, hai risorse di qualche tipo, umane, intellettuali, eccetera, te la cavi, nel senso che il mondo lo sai, lo conosci, lo vedi, ci ragioni sopra, continui a ragionarci sopra, smetti, se continui a essere un prigioniero, ma non ti impedisci di capire le cose. Ha avuto modo per caso di confrontarsi con estremisti, con terroristi invece di estrema destra? Io no, confrontando, no, perché questa cosa era molto secca. Io ho conosciuto con Cutelli, perché alla carcere di Madu Carlos, uno dei carceri terrificanti all'epoca, ci siamo incontrati e non avevamo praticamente niente da dirci. Lui era molto critico su molte cose dell'estremismo fascista, nel senso che lui, perché quella parte lì dei fascisti, quella da scusi, era pilota di popolo con Cutelli, che fece accorsi, il dell'omicidio di un giudice romano. Quella parte lì, no, che erano in AR, la Guardia Nazionale. C'era la parte più consistente del neofascismo italiano, era manovrato, per dire, dai servizi. Però, ma lo diceva lui, cioè nel senso che lo diceva lui, e questa parte era anomala, la parte dei NAR era anomala rispetto a questa tendenza, a questa tradizione, così come noi eravamo anomali rispetto alla tradizione del PC, il Partito Comunista, che dice le cose non le fa, che c'ha il criminale, trico 14, cioè, erano anomali perché, per esempio, erano sempre molto critici sulla tendenza stragista. Poi, detto questo, eravamo tutto diversi, non ci comunava nulla. L'idea del superuomo, capito? Cioè, era veramente il riferimento con il precedente periodo fascista, era molto vivo, esattamente l'opposto di quello che pensavamo noi. Però voi erano i nostri nemici o erano qualcosa che... Lo sono stati, la pratica antifascista delle Brigate Rosse è rinomata, abbiamo fatto di quelle cose non da ridere, insomma, su questo terreno. Del bene e del male, però è così. Separazione totale. Poi la convivenza in carcere in alcuni casi ha portato, come dire, alcuni incontri sul piano umano. Per esempio, ho notizie che Mambro era in cella, però non abbiamo parlato, erano in cella insieme, perché nel femminile era così, li mettevano insieme a Barbara Bazzarani. Però voglio dire, noi non mostrifichiamo nessuno sul piano umano, sul piano politico eravamo delle bestie, insomma, terrificanti, però sul piano umano abbiamo sempre, non dico senza rivendicare niente, però sul piano umano non abbiamo mai ferito su niente e su nessuno. Ma voglio dire, e poi... Una cosa, ho letto il libro che ha scritto con la Lussanda e praticamente dopo l'intervista lei ha avuto una
serie di problemi con le dichiarazioni che ci sono state. Cosa l'ha spinta a voler venire qui da voi? Cosa ho scritto per venire qui da voi? No, cosa l'ha spinta a venire qui? Perché io parlo sempre, comunque costi quel che costi. Cioè, intendiamoci, sono coerente con quanto vi ho detto prima, nel senso che io credo che la conoscenza, il riflettere sulla storia di quegli anni, il conoscere, la conoscenza, per scomoda che sia, per tragica che sia, è la base perché chiunque possa riappropriarsi del proprio destino, vedere in un destino collettivo la propria, una parte consistente del proprio destino individuale. Io mi rendo disponibile sempre a questa interlocuzione. Sono molto perplesso, infatti le evito come la peste da molti anni le interviste con la televisione. Cioè, ho accettato quando non potevo fare a meno con Zavoli, con altri, dentro un contesto in cui era inevitabile per il ruolo che avevo, che mi assumessi anche quella responsabilità, ma senza contarsi neanche un po'. Infatti qui lui ho chiesto quello che dirò qua. Non voglio giornalisti, non voglio che finiscano da qualche altra parte, perché diventa un'altra cosa, perché faccio un'altra cosa se vogliamo fare un'altra cosa, si fa la conferenza stampa, si dà la conferenza stampa. Io mi rendo disponibile all'interlocuzione con chiunque abbia una curiosità rispetto a quegli anni, non avendo niente da nascondere, niente da rivendicare, che è la cosa peggiore, se no deve stare abbarbicato a... Io sto abbarbicato dei significati, questo sì. Cioè non sono quei significati lì che a cui tengo, che non li sottopongo a critica. Ditemi voi cosa ne pensate. Questo eravamo noi lì. Questo ha avuto un significato e questa è stata la storia di questo paese per 15 anni. Significa qualcosa ancora oggi? Non lo so, credo di no. No, perché mancano tutti i riferimenti storici. Per quello che ti dico, con tuo papà lo capisci subito. Tu fai molta più fatica. Poi lui dice... io faccio tutte altre cose, sei un bastardo, cioè, può dire qualunque cosa, solitamente mi offro un caffè, no, e ve lo dico perché è così, lo dico perché poi qualcun altro c'ha dentro il rospo, però è così, perché questa società è in conflitto, si passano indenni, lasciano dietro strascichi, cose, però siccome io non ho niente da difendere, niente da nascondere, niente da rivendicare, dico però quella storia ha un significato, io gli do questo. Mi sforzo di cercare questo, lo sottopongo a critica e interlocuzione. Questa è la ragione per cui sono qua. Poi il lato che a voi interessa non so quale potesse essere, però questo è quanto. Ho scritto quel libro con questa unica cosa. Cioè, chi me lo faceva fare di pigliarmi in quei rondini? Per dire papà, papà, no, perché è così. Però o tu levi, dai a quella storia questo contenuto, oppure non ha senso tutto il resto. Non ha senso la gente che è morta, non ha senso tutto il casino che c'è stato. E questo non glielo devo permettere. Io poi non permetto niente a nessuno perché sono un potente come pochi altri. E che quella storia ha un grosso valore, una grossa... Qualcuno prima o poi la criticherà, avrà questa forza di farlo, di scrivere questa storia, di renderla disponibile a... Certo che se dividiamo la società in buoni e cattivi diventa molto difficile... Io dico che andrebbe metabolizzato attraverso un processo molto complesso. Una delle tappe sarebbe stata, quando era tempo, oggi non lo è perché la classe politica è ancora più vicina da allora, arrivare a una soluzione politica di quegli anni, l'avrebbe resa molto più disponibile. Ma probabilmente l'intreccio dei ricatti, delle cose tra di loro. Perché guarda, io essendo quel che sono, non è, da anni necessariamente parlo con Cossiga, parlo con Scalfari, parlo con tutti i politici dell'epoca, quelli che sono ancora vivi, ho parlato, per varie circostanze, poi per un'intervista, poi per una cosa, e se rimanendo con gli anni amici, avversari, perché non abbiamo più niente reciprocamente da... Anche con Andreotti. No, Andreotti. In qualche modo me ne vanto. No, perché lui già... sì che è un po' di paglia. Vabbè, avuto anche qualche altro problema lui con la giustizia. Cioè, oggi se ne esce delle cose bizzarre comunque. Ma ho parlato con tutti i politici che oggi siedono in Parlamento, ma non ce n'è uno che personalmente non è convinto che quella storia è finita, che non ci sarebbero difficoltà di carattere, come dire, di sicurezza a chiudere giudizialmente quella storia. Io sono qua con voi, non so cosa voglio dire, cioè sono il massimo dei cattivi,
Però chi mi dà questi permessi, perché mi conosce da 10 anni, queste posizioni l'ho espresso ovunque, di critica della lotta armata, della sua irripetibilità, eccetera. E quindi non c'è, però c'è un problema, no? C'è un problema di propaganda, di che questa storia non può essere fruita con un grado di libertà che non ponga. Non so, perché non hanno fatto questo provvedimento, che non spostava nulla sul piano pratico, niente. Scusa, un sacco di gente è uscita in libertà, quasi tutti, potrei uscire anch'io forse, chissà, fra qualche anno, però la grande Sofri non ha preso le possibilità in questo senso. Sofri è un caso patologico, ormai credo. Patologico in che senso? Che patologico, perché non è facile inquadrare, è inquadrabile solo in quegli anni lì. C'è stato un conflitto che non è stato metabolizzato e Sofri è in qualche modo nelle contraddizioni di quel tempo, perché un commissario è morto, un commissario è stato ucciso, il commissario di pubblica sicurezza è stato ucciso in quegli anni lì, dentro una polemica fortissima che riguardava le bombe di stazione di Piazza Fontana, la morte di Pinelli, e la controinformazione di quegli anni, cioè è dentro quegli anni lì e Sofri è stato ritenuto colpevole di quell'omicidio lì. Ma da chi è stato ucciso? Ti fai una domanda, non tocca a me dirlo, non lo so, posso anche non saperlo. Vangraziato o non vangraziato? A questa domanda, secondo me vanno continuo, tutti li socializzi, hai un certo atteggiamento, la società va avanti, lo Stato non è mio. Lo Stato è quello che fa le leggi, le fa rispettare e però giudica i conflitti anche dopo. Quando ti dicevo l'esempio di Scalfaro che mi diceva, sì, io vado a parlare con quella vedova che gli è morto il figlio 40 anni fa, che era nel 95, mi diceva questa cosa, è come se fosse morto ieri. Dice, però per lo Stato sono passati 45 anni, quindi la guerra del 45 e tutto quello che c'è, è chiuso per lo Stato. Non è chiuso per la storia, non è chiuso per la morale, non è chiuso, però lo Stato chiude, perché lo Stato è lo Stato di tutti, di quelli, capisci cosa voglio dire? Cioè, è una questione di civiltà giuridica da questo punto di vista. E secondo me c'è un deficit in questo momento, in questa fase, rispetto a quegli anni, che l'aspetto giudiziario tiene in ostaggio l'aspetto politico. Io lo faccio questa cosa, un po' come un kamikaze, per i veri. Cioè, nel senso che espormi in questo modo, perché ho deciso di far così, ma non mi conviene mica mi farlo. Lei non crede comunque che anche la svoltare pagina ultimamente c'è stato un attimino, a parte ovviamente di questa classe politica, si sa, ovviamente penso fosse lo dice, però allora, mi ricordo il caso di Ringhelli, questo ex brigatista che non so se c'è parte delle BM o di altre organizzazioni, ti concedono una semilibertà, questo va e scappa, si rende. Oppure, oltre alla comparsa di questi nuclei, chiamiamoli nuove BR, l'omicidio d'Antonio Biagi che sono stati fatti eclatanti, poi certi piccoli focolai, mi riferisco a Parigi, un anno fa hanno arrestato Giuseppe Mai, capo dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo. Ma perché in Francia non c'è questa cosa? Perché in Germania non c'è? Beh, però perché la versione diretta, scusi, però la versione diretta francese, i francesi che riguardo i legati, c'è stato, perché, però hanno... C'è stato, cioè tu stai parlando al passato, cioè gli anni 70, sono anni 70 per tutti. Sì, certo. Sono stati in Spagna, che era una cosa, sono stati in Irlanda, sono stati in Germania, sono stati in Francia. Ma quei terroristi non sono proprio ricercati, se non mi sbaglio. Ma ci mancherebbe che non fosse. Tutti, è stato ucciso Granz, è stato ucciso... Sì, ma voglio dire, ma perché quello che viene chiamato, oggi ci sono le loro brigate, perché non ce l'hanno a Raff? Ma perché si è dichiarato da resa, però non sono le comparse in cielo. No, quello che voglio dire, ci sono dei processi, non di pacificazione, ma di chiusura di una fase, perché la pacificazione avviene comunque dentro. Oggi non c'è un conflitto in questo senso. Non c'è un conflitto, non solo che non giustifica l'omicidio. L'omicidio non è giustifica. Non giustifica nulla in questo senso. Non, e per, invece si riproduce fenomeni così assolutamente avulsi. C'è anche un cortocircuito fra gente che è fuori. È come di una sorta di malintesa solidità morale con chi è ancora prigioniero dentro, per esempio. E questo è un cortocircuito spaventoso, per cui uno insieme a 4 persone si sentono legati qui dentro con la realtà, questa immagina analisi deliranti, cose così. Però è un attentato, non è una lotta armata. Cioè, è un attentato rarissimo, perché sul piano umano
non posso continuare a ripetere la stessa cosa, intendo, se no ci siamo capiti, cioè, o parlo del fenomeno o parlo degli aspetti puramente umani di uccidere una persona, dei quali ho detto quello che ho detto. E quindi non si giustifica. In Italia perché c'è questo buco nero, io ne sono convinto. La Francia si può permettere di dire io tengo qui, ti piace, però si può permettere, non succede niente. Un Battisti che è condannato per l'uccisione è qui e dice vabbè, però la nostra non vi do l'estradizione, adesso forse in realtà non lo so, però i fuoriusciti sono in Francia, pericolosissimi come 0,0, perché se no non starebbero in Francia, un paese d'Italia, in Italia, vuol dire, si vede l'assurdità di questo e la situazione politica in Italia che è un'anomalia rispetto a questo fenomeno. È stato messo, vedete, fra parenti, e relegato in un buco nero negli anni 70. Non se ne può parlare. È una storia che si fa molta fatica a parlarne e io stesso ogni volta devo risalire una china molto difficile. Bene, mi si è proposto di farlo perché parlo sempre da un buco nero, insomma, anche quando uno mi fa una critica me la fa, come dire, a partire da quel poco che ne sa. C'era un provvedimento di indulto che sono dall'87 gira, che il legislatore viene proposto praticamente, passa in commissione giustizia col composto di tutte le forze politiche e poi non appena qualcuno si alza a dire ma la cosa viene criticata perché probabilmente richiamo le forze politiche non avrebbero difficoltà, però probabilmente viene strumentalizzata ancora quella cosa lì per fini elettorali. Lei tenterebbe invece di non pubblicizzare, però essendo lei Moretti come persona, quindi quello simbolo di quegli anni, tentare di essere una voce per questa cosa. Ha provato a fare. Come no, nell'86, cioè molto è stato fatto proprio a partire dalla nostra iniziativa. Non so se vi ricordate, nell'86 eravate ancora forse non troppo attenti, però fu abbastanza pronto. Fino al 1986 le Brigate Rosse erano ancora le Brigate Rosse, non facevano i nostri processi, c'era un dibattito. Poi, adesso una cosa estremamente complicata, si arrivò a questa determinazione che tre dirigenti delle Brigate Rosse, fortemente simbolici, perché questa cosa era avanzata in questo modo, che era Donato Curzio, Mario Moretti e Barbara Balzarani, insieme a un altro gruppo di dirigenti altrettanto significativi, attraverso delle iniziative giornalistiche, un'intervista al TG1, di Don Quattro, che ho presentato proprio al TG di Lucio Fava, in pieno processo Moro, quindi con i carabinieri ammalettati, era un segno di responsabilità estrema, non chiedevamo niente. Dicevo molte cose, le cose fondamentali erano queste. Noi abbiamo avuto la responsabilità di cominciare la storia delle Brigate Rosse, l'abbiamo condotta responsabilmente fin qua, se non ci dissociamo fino a qua, ora diciamo che non esiste più nessuna condizione che la giustifichi, per cui poniamo fine a questa esperienza politica organizzativa. Fu un atto un po' da cambiare, se non chiedevamo nulla, niente, dicevamo semplicemente noi abbiamo il dovere politico e morale di porre fine a ciò che abbiamo cominciato, di essere responsabili e ci proponiamo un'interlocuzione. Io come ogni altro su questa cosa, non rinnegando niente, non dissociandoci, non perdendoci. Per contro ponevamo anche un altro problema, il fatto che c'era un residuo giudiziario interminabile, che sarebbe stato interminabile, perché quegli anni lì, proprio perché facevano parte di un conflitto, erano una caterva infinita di reati. Cioè, io ho trasgredito tutto il codice penale, proprio tutto, se scrivevo lo stupro, la violenza carnale, cose di questo genere, ma proprio tutto. È perché era un'organizzazione clandestina che faceva delle legalità, non c'è un modo di esistere. Facevi anche le rapine? Cioè, ecco, e queste rapine? Tutti facevano tutto. Sì, sì, no, per la domanda che anche... Per chiudere questo discorso, quanto può essere controproducente questo, tra virgolette, non era riconosciuto meglio da lei? Per quanto riguarda il problema, ma secondo me sono molto fuorviati, sono politicamente insignificanti. No, per il vostro, per il vostro problema. Nessuno, perché nella situazione più pacificata che tu possa immaginare, che sono stati gli anni 90,
non è stato fatto, quindi assassini, cioè vuol dire no, perché non è quello il problema non è un allarme sociale che non c'è. Oggi non può dire uno che in Italia c'è un forte allarme sociale per quel che riguarda la conflittualità. No, però non può leggere. Ci sono dei grossi conflitti. No. Certo che ci sono, indipendentemente. No, però... il movimento per la pace, c'è la conflittualità, il precariato. È molto forte. Però dire che c'è una tendenza pericolosissima al terrorismo, chiamiamolo così per comodità, dice una falsità attuale. Poi hanno balenare con uno specchio. L'attentato ci può sempre essere, però che possa rinascere una lotta armata. Però mi sembra strano, scusi, allora, precariato nel mondo del lavoro, instabilità, guerra in Iraq, unilateralismo, imperialismi, ma io francamente un humus per una ripresa di una stagione simile lo vedrei più oggi, e allora come mai oggi non c'è? Che i movimenti nascono sotto queste potenti contraddizioni, perché manca l'elemento, manca il movimento. C'è un movimento non globale? No, c'è. C'è un movimento non globale, a parte che andrebbe letto con molta attenzione. Sì, no, voglio dire, è estremamente complicato. Complicato. No, non è così. Il suo movimento aveva questa speranza. Tu dici perché? Nessuno sa dirlo. Se si potesse scientificamente determinare questo, si sarebbe cambiato il mondo spesso e volentieri. Spesso la gente si incontra e si mette insieme e fa. E cambia il mondo, cambia le cose. Perché quelle contraddizioni lungo la maturazione, cioè quando certe cose diventano insopportabili, ma non solo per questo, ma quando si ha la speranza che tu possa cambiare le cose. La vera sconfitta, dicevo una volta, non è l'aver perso, che è pesantissimo, con tutto quello che comporta la fine di una cosa, ma è l'aver interiorizzato tutti la convinzione che non si può vincere. Questa è la vera sconfitta. E questo noi, come tutti gli altri, vada bene, perché noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto le cose più incredibili. E però quelle cose le volevano tante.